Buongiorno a tutti e ben ritrovati alla consueta rubrica Caffè Mercati quest'oggi 12 gennaio 2018. Anche quest'oggi andiamo a vedere come sempre e scorrere il calendario economico. Ci sono dei dati molto importanti nel pomeriggio a cui dobbiamo prestare attenzione, ma comunque ci sono anche molti strumenti che devono essere visti. Anche criptovalute, parliamo di Bitcoin in primis, in quanto si sta muovendo in una zona molto molto interessante. Io direi che possiamo comunque subito procedere senza perdere tempo e andiamo a vedere quali sono questi dati del pomeriggio. Quindi ci spostiamo al 12.01. Eccoci qui, venerdì 12 gennaio. Bene, scorriamo e notiamo che nella mattinata non c'è nulla di importante, insomma, che non dovrebbe scuotere i mercati. Invece nel pomeriggio ci si concentra negli Stati Uniti alle 14.30 con diversi dati molto importanti. Scusate, indice principale prezzi al consumo, vendite al dettaglio di beni essenziali e vendite al dettaglio mensile. Molto molto importanti questi dati, poi se scorriamo ancora ne troviamo altri, ma non importanti come quelli appena citati. Che dire quindi? Che dobbiamo sicuramente concentrarci sul dollaro americano quest'oggi, ok? Quindi andiamo subito a prendere il nostro euro dollaro, dove abbiamo provato una posizione short dalla zona di 1.2. se quest'oggi il prezzo dovesse chiudere al di sopra di questo massimo, non solo chiuderei la posizione totalmente la posizione, ma studierei nuove posizioni al rialzo, perché una volta rotti questi massimi l'euro potrebbe avere nuovi spunti rialzisti, nuovi strappi rialzisti che potrebbero portare fino alla zona di 1.25. È questo un po' il mio target di medio lungo termine. Lo short da 1.2 era stato pensato per prendere un rimbalzo che avrebbe portato secondo me i prezzi fino a 1.18.50, ma questo non sta accadendo. Staremo a vedere però, attenzione, la chiusura odierna. Vista l'alta volatilità, io ho già chiuso parte della posizione in modo tale da rischiare meno. Bene, andiamo avanti però e parliamo di un altro strumento importante, che è quello di AUD/USD. Lo stiamo seguendo da tempo, che dire qui? Beh, qui siamo in posizione, l'abbiamo già visto anche ieri, lasciar correre il tutto verso le 14. Andremo a capire come si stanno comportando i prezzi anche su time frame minori e da lì magari decideremo anche qui di portare a casa parte della posizione per dimezzare il rischio. Ma andiamo avanti e ci spostiamo invece sugli indici. Ieri ha aperto il DAX in zona 13.278, l'ho fatto vedere, è sceso molto molto bene ieri il DAX. È sceso molto bene, ma si è assolutamente fermato su questa zona supportiva, la possiamo vedere molto bene. Insomma, tutta questa zona qui che va da 13.180 a 13.200. Quest'oggi apertura negativa, però dovremo sempre fare attenzione a questo supporto, che è molto molto importante. Se 13.180 dovesse essere rotto in close daily, si possono aprire nuovi spunti ribassisti fino quindi al nostro target finale in area 12.900. sicuramente una corretta gestione della posizione per avere una corretta gestione della posizione possiamo anche spostarci su time frame minori per cercare di capire come si sta comportando il prezzo. Qui però notiamo che comunque ci sono dei massimi e dei minimi crescenti, staremo un attimo a vedere quel che decrescenti, scusate, staremo a vedere se quest'oggi saranno fatti nuovi minimi e quindi, come detto prima, la rottura del supporto a 13.180. Ma andiamo avanti e parliamo del titolo. Avevo dato uno spunto operativo su questo titolo per chi non voleva prendere e per chi non voleva rischiare troppo andando ad investire a ribasso sull'intero paniere di azioni del DAX, e quindi ne ho selezionata una, quindi un singolo investimento. Tecnica RSI modificato e analisi tecnica, trovate l'articolo sul sito investire.biz. in più abbiamo una resistenza statica, insomma il prezzo ci ha dato già delle buone informazioni. Qui lasciar correre, siamo già in profitto, che dire, vediamo se il prezzo rompe il supporto in area 64, da lì poi si aprono nuovi spazi fino alla zona di 60. Bene ragazzi, io ho concluso la rubrica,
Bitcoin, scusate, sì, assolutamente Bitcoin, attenzione, si sta muovendo in questa zona qui di, che è di 13.000. La zona di 13.000 è zona di 12.7, è molto molto importante, buona per degli acquisti, però io sono più interessato alla zona di 11.000. Bene ragazzi, ora io ho concluso, farò degli aggiornamenti magari anche sulle cripto più tardi. Con questo auguro una buona giornata e un buon trading a tutti. Ricordatevi che dalla prossima settimana non saremo più in diretta su Facebook e YouTube, ma il webinar del lunedì torna su torna qui su GoToWebinar, quindi iscrivetevi che vi inviamo il link per accedere. Bene ragazzi, grazie a tutti, un saluto e buon trading a tutti.